Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale, io come sempre sono Pasquale, questo è Risparmio e bentornati in un nuovo video in cui parliamo, come sempre, del percorso che mi porterà forse un giorno a raggiungere, anzi più che forse ce la devo fare, la mia indipendenza finanziaria attraverso i miei investimenti, attraverso il modo in cui io cambio la mia vita, il modo in cui mi comporto, il modo in cui spendo e il modo in cui miglioro interiormente. Oggi ritorniamo a parlare di dividendi, come sempre. La noia, insomma, è quella che è. Andiamo a parlare di 5 aziende che hanno un dividendo succosissimo, almeno al 9%. Andiamo ad affrontare questo discorso sempre con le slide in PDF che preparo tutte le volte. Andiamo a parlare di diversi settori, non di uno specifico. E logicamente vi ricordo che questi non sono consigli finanziari, ma sono semplici esposizioni di alcune aziende che io ho in watchlist, o comunque di alcune considerazioni che faccio rispetto ad alcune aziende che sostanzialmente tendono a distribuire dividendi. Se non sei iscritto sul canale, per favore ti chiedo di farlo, iscrivendoti al canale e cliccando la campanella delle notifiche per non perderti nessun nuovo video. Andiamo ad immergerci subito in queste 5 aziende, ricordandoti niente. Allora, 5x9, 5 aziende col quasi o almeno il 9%. Quanti billions and billions ci saranno? Beh, andiamo subito a scoprire. Facciamo una premessa prima di tutto. Queste aziende sono 5 aziende che hanno un dividendo che è più o meno vicino al 9%, non è detto che sia il 9%, può essere più alto, può essere più basso, ma diciamo che sono intorno a quell'ordine di grandezza. 2. Si tratta di aziende per le quali si guarda solo il dividendo in questo caso, per cui non sono aziende che di solito, come sono al solito andare ad analizzare, cioè aziende che possono dare anche un capital gain. Si va a guardare queste aziende solo dal punto di vista proprio del dividendo, per cui quello che fanno, perché lo fanno, come lo fanno e il dividendo che hanno. Per cui si tratta di aziende che danno il dividendo, ma non c'è la sicurezza che in questo caso il capital gain ci sia nel lungo periodo. Tutte queste aziende hanno delle situazioni patrimoniali molto particolari, per cui non sono aziende in cui uno potrebbe fare ad esempio un all-in, non che sia, diciamo, una cosa sempre consigliata, anzi non l'è mai consigliata, ma particolarmente nel caso di queste 5 aziende si trova in una situazione patrimoniale piuttosto particolare, quindi piuttosto pericolosa, e nel caso uno, anch'io, insomma, decisi di andare a investire in uno o più di queste aziende, dovrei fare le opportune considerazioni per andare a fare un'ottima allocation del mio patrimonio e appunto evitare di andare a fare delle esposizioni troppo ampie su queste aziende per evitare di perdere soldi. Questo significa anche che tutte queste aziende hanno bisogno di un continuo monitoraggio, che non deve essere soprattutto appunto se chi come me sei un investitore a lungo periodo su base trimestrale, perché ogni trimestrale non bisogna andare a guardare, ma magari su base annuale si va a guardare tutto quello che è successo l'anno precedente, come si è andata ad evolvere l'azienda, quali sono stati i risultati, quali sono stati i punti cardine che magari hanno fermato il business nella crescita e così via. Ovviamente, come detto all'inizio del video, non si tratta di consigli finanziari, ma semplicemente di mie considerazioni su queste aziende. Andiamo a parlare prima di tutto di Mobile Telesystem Public. È un'azienda di tipo sulle telecomunicazioni che è russa, è la prima azienda russa che vado a trattare, diciamo, nel mondo dei miei investimenti e delle mie watchlist. Una market cap di quasi 7 miliardi e 4 di US dollar, un dividendo bellissimo dell'11.44%, il ticker è MBT. Ovviamente essendo russa è anche quotata sul mercato russo. Cosa fa questa azienda? Offre trasmissione, vocali, dati, accesso a internet, banda larga, pay TV e vari servizi a valore aggiunto attraverso linee wireless e fisse, servizi finanziari, in servizi di integrazione, oltre a vendere anche attrezzature e accessori software. L'azienda inoltre fornisce anche servizi di cloud computing, strumenti di analisi dei dati, sistemi di sicurezza, informatica e soluzioni IoT, che è un software intelligente per i clienti business to business. Fornisce l'app anche di cura automatica, che si chiama MyMTS, musica mobile, TV mobile e video on demand. E possiede anche club di eSport e un negozio online, MTS Shop. Inoltre offre servizi bancari ed e-commerce. La società è stata fondata nel 1993 e ha sede a Mosca, appunto in Russia. Mobile Telesystem Public Joint Stock Company è una filiale di Sistema Public Joint Stock Financial Corporation. Una di queste aziende russe, appunto, fa parte di una casa madre più grande. Dicevo prima, prima azienda russa che abbia mai trattato sul canale. Però è un mercato che ho analizzato poco, mi piacerebbe approfondire questo mercato, anche perché ci sono delle aziende che possono dare delle ottime soddisfazioni dal punto di vista dei dividendi, perché per legge in Russia le aziende devono andare a distribuire molta
della liquidità che vanno a incassare sotto forma di dividendi, appunto per invogliare le persone ad andare a investire. Seconda azienda, InvestCorp, un'azienda molto più piccola, 84.5 milioni di dollari, un dividendo del 10.19% e il ticker è ICMB. Invest Corporation è una società di sviluppo aziendale, per cui una BDC, Business Development Company, specializzata in investimenti in prestiti mezzanini, middle market, capitale di crescita e ricapitalizzazione di aziende. Questo fondo investe tipicamente in Stati Uniti d'America ed Europa. All'interno degli Stati Uniti poi il fondo cerca di investire nelle regioni del Mid-Atlantic, Midwest, Nord-East, South-East e la costa occidentale. Investe principalmente in cavi e satelliti, servizi ai consumatori, attrezzature e servizi sanitari, industriali, tecnologie dell'informazione per cui IT, servizi di telecomunicazione e servizi pubblici. La BDC cerca di investire in società con EBITDA superiore a 15 milioni di dollari e ha sede a New York. Per cui da questo punto di vista andiamo adesso ad affrontare un'altra azienda americana, un altro BDC molto piccolo ma che ha una strategia piuttosto particolare. Si focalizza su determinate segmenti di mercato, determinati segmenti di mercato, senza andare a diversificare troppo, come ad esempio l'altro BDC che ho in portafoglio, che è Main Street Capital. Questa azienda BDC va più a orientarsi sul settore tecnologico, un qualcosa che può essere un vantaggio, perché ovviamente quando il tecnologico cresce questa azienda ne trae benefici, ma ovviamente in tutte quelle situazioni in cui il tecnologico potrebbe avere delle battute d'arresto, potrebbe appunto andare ad impattare quelli che sono gli earnings e per cui quelli che sono le possibili crescite del capital gain e anche impattare magari la possibilità che il dividendo possa continuare a essere pagato o meno. È una considerazione che faccio perché ovviamente a me piace diversificare, mi piace mettere le uova in più di un paniere e in questo caso se uno punta a questa azienda deve sapere che il dividendo è legato a un'azienda, un settore particolare molto tecnologico. Passiamo alla terza azienda, Annaly Capital Management, market cap di 12.46 miliardi di dollari, un dividendo del 10.11% e il ticket è NLY. Dunque, Annaly Capital Management è un capital manager diversificato, investe in finanze e asset residenziali e commerciali. La società investe in vari tipi di titoli garantiti da ipoteca, di agenzia, attività ipotecarie residenziali, non di agenzia e prestiti ipotecari residenziali. E a origine investe in prestiti ipotecari commerciali, titoli e altri investimenti immobiliari commerciali. Inoltre fornisce anche finanziamenti alle attività del mercato medio, il middle market, sostenuti dal private equity e opera anche come broker dealer. Ha appunto scelto di essere tassata come un trust di investimento immobiliare, quindi un REIT, diciamo la marmellata per la mia fetta di pane. In quanto di testa non è soggetta all'imposta federale sul reddito, nella misura in cui distribuisce il suo reddito imponibile agli azionisti, come ricordo, almeno per quanto riguarda il 90%. È stata fondata nel 1996 e ha sede a New York. In questo caso andiamo anche ad aggiungere un REIT a questo ventaglio di 5 azioni con un dividendo che hanno almeno il 9% di dividendo. E appunto quello che sto cercando di fare in questa lista di diversificare il più possibile fra settori, senza orientarmi a un settore specifico, senza orientarmi a un dividendo specifico, ma cercando di creare una watch list che possa essere anche un semi portafoglio già diversificato di suo, appunto andando a prendere delle cose settoriali che però nell'insieme possono andare a diversificare il portafoglio. Quarta azienda, Enterprise Product Partners LP. Anche questa market cap di 53.54 miliardi di dollari, un dividendo del 7.5%, ticker EPD. Questa l'ho aggiunta perché prima il dividendo era più alto, era intorno al 10%, ma ha avuto una leggera salita in quest'ultimo periodo, per cui il dividendo ovviamente, alzandosi il prezzo, lo yield si è andato a abbassare. Parliamo di questa azienda che offre servizi energetici a medio flusso e produttori e consumatori di gas naturale, liquidi e gas naturale, NGL, petrolio greggio, petrolchimici e prodotti raffinati. La società opera attraverso quattro segmenti: NGL Pipeline and Services, Crude Oil Pipeline and Services, Natural Gas Pipeline and Services, Petrochemical and Refined Products Services. Il segmento NGL Pipeline and Services offre servizi di trattamento del gas naturale e relativi servizi di marketing NGL. Gestisce 21 impianti di trattamento del gas naturale situati in Colorado, Louisiana, Mississippi, New Mexico, Texas, Wyoming. I gasdotti NGL sono gasdotti di frazionamento, NGL relativi a impianti di stoccaggio dei prodotti e terminali marini.
per cui tutto quello che è la funzione del, diciamo, del gas liquido naturale viene gestito da tutti i punti di vista. Poi c'è il segmento crude oil, pipeline e services, che gestisce oleodotti grezzi, stoccaggio di petrolio greggio e terminali marini, che includono una flotta di 310 camion cisterna, trattori a rimorchio che vengono poi utilizzati per il trasporto di gas petrolio liquefatto, il GPL. Si impegna anche in attività di commercializzazione del greggio. Il segmento poi nato dal Gas Pipeline Services gestisce sistemi di gasdotti per raccogliere, trattare e trasportare il gas naturale, come ad esempio può essere il metano, affitta impianti sotterranei di stoccaggio di gas naturale a Cupola di Sale e Napoleonville, Louisiana. Possiede una caverna sotterranea di stoccaggio, sentendo parlare di caverne mi vengono in mente gli uomini dell'età della pietra, appunto possiede questa caverna di stoccaggio della Cupola di Sale nella contea di Wharton in Texas e commercializza il proprio gas naturale. Poi c'è l'ultimo segmento che è il Petrochemical and Refined Product Services, che gestisce il frazionamento del propilene e le relative attività di marketing, complesso di isomerizzazione del butano e relative unità, per cui diciamo che fa tutti quei prodotti chimici e petrochimici che possono essere gestiti, diciamo, rifiniti dal petrolio. Gestisce anche delle condotte e terminali di prodotti raffinati e terminali di esportazione dell'etilene, un altro alcol, e fornisce prodotti raffinati e servizi di commercializzazione e trasporto marittimo, appunto, anche di questa sezione petrolchimica. La società è stata fondata nel 1968 e ha sede a Houston, in Texas, per cui siamo passati da una società prettamente tecnologica a un BDC, a un REIT, e adesso stiamo andando ad affrontare la parte energetica, per cui abbiamo preso quattro diverse tipologie di settori. Andiamo a vedere l'ultimo che sono andato a selezionare per voi quest'oggi, Presidio Property Trust. E qui, per amore, ritorno ai REITs, ne ho inseriti due. Un'azienda molto piccola, un market cap di 48.78 milioni di US dollars, un dividendo al 10% col ticker SQFT. Questo REIT è gestito internamente ed è diversificato, come precedentemente venivano definiti net REIT. La società acquisisce, possiede e gestisce un portafoglio geograficamente diversificato di beni immobiliari, tra cui proprietà residenziali di uffici, industriali, al dettaglio e modelli affittati a costruttori di case situati in tutti gli Stati Uniti d'America. Al 30 settembre 2020 la società possedeva o aveva una posizione azionaria in 128 model homes, che sono di proprietà di 6 società in responsabilità limitata affiliate, e poi anche a una società che è interamente controllata al 100%. Poi ha 10 edifici per uffici e una proprietà industriale che ammonta a circa 998.000 piedi quadrati affittabili. Poi ha 4 centri commerciali a dettaglio che ammontano altri 131.722 piedi quadrati affittabili. Presidio è diventato pubblico lo scorso ottobre, per cui nel 2020, chiudendo la sua IPO il 9 ottobre. La società ha immesso sul mercato 500.000 azioni a 5 dollari ciascuna, incassando 2 milioni e mezzo in nuovo capitale. La società ha pubblicato 3 rapporti trimestrali da quando è diventata pubblica, con ricavi di alto livello, che hanno una partecipazione costante fra i 5.52 milioni e i 5.68 milioni di dollari. Il rapporto più decente è del 2021, è arrivato a 5.67 milioni di dollari. Durante il trimestre la società ha eseguito 15 nuovi contratti di locazione e rinnovo in uffici per un totale di 1 milione di ricavi mensili. Ha incassato il 96% dei propri affitti dovuti. Conclusioni. Ecco, ho cercato di dare questa watchlist, questa analisi, diciamo, di queste aziende che hanno almeno un 9%, a parte un'eccezione, di dividend yield, per far, insomma, anche delle considerazioni di tipo personale, cioè diversificando fra diverse aziende in diversi settori, anche se questi sono dei dividendi piuttosto rischiosi, perché ovviamente sono aziende con delle situazioni patrimoniali piuttosto complesse, si può comunque ridurre un po' il rischio. Come tra l'altro si diceva nel libro A Random Walk to Wall Street, se non sbaglio, in cui Michael diceva che diversificando su diversi tipi rischiosi, alla fine il rischio si riduce fortemente. Ovviamente non è un consiglio di investire in queste 5 aziende, ma è semplicemente una mia considerazione. Se si va a guardare oltre alle solite aziende a dividendo, se si vuole andare a guardare aziende che siano non sulla bocca di tutti, ma che magari possono darci delle soddisfazioni di un certo livello, senza per questo andare a rischiare il nostro dividendo su aziende che sono fortemente rischiose, puntandoci magari un all-in. Bene, spero che questo contenuto sia stato di tuo gradimento, mi è stato molto utile perché è piaciuto tantissimo prepararlo e andare a guardare un attimo questa azienda. Ovviamente, come dico sempre,
non vado mai nella profondità dell'analisi delle aziende, perché questo sono semplicemente dei punti che lascio per fare, diciamo, ragionare le persone, e se trovano qualcosa di interessante poi andare a approfondire e decidere con la testa propria cosa fare, perché ovviamente nessuno può andarci a dire dove investire i nostri soldi, io non lo dico a voi, voi non lo dite a me, ma diciamo andare a chiacchierare nei commenti, ad esempio qua sotto, su queste aziende può intavolare una discussione che ci aiuta a capire meglio anche quali potrebbero essere i pro e i contro che io non ho trovato in questo video, ma che voi potete trovare. Ovviamente, ragazzi, per chi non è iscritto, ripeto, iscrivetevi al canale, cliccate la campanella delle notifiche per non perdervi nessun video successivo e lasciate un bel like per l'algoritmo YouTube, che fa tanto piacere a me, ma anche a lui. Anche per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!